Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente oggi facciamo un cinematic video, anche se semplice, per testare il nuovo ed ultimo firmware del DJI Mini 2. Quindi questo qua sarà un test per vedere se è stato risolto in maniera definitiva questa riga viola che appariva nel video in 4K, quindi un comportamento generale del drone, ma soprattutto appunto dal punto di vista della qualità video. Il test lo faremo montando i filtri Pigitech che ho già recensito e portato sul canale, quindi dei filtri che ritengo ottimi per rapporto qualità prezzo, e in più siamo in una situazione particolare di luce perché c'è il sole bassissimo, perché sono circa le 4 del pomeriggio, è sereno, fa un freddo bestia, ci sono circa 2 gradi, senza questi guanti penso che morirei, anzi ve li consiglio, li avevo già recensiti, portati sul canale perché sono dei guanti fantastici, sono della The North Face, ma vi permettono di avere sia il touch che una temperatura delle mani accettabile e tanta sensibilità, perché sono sottilissimi, quindi tanta roba. Andate a recuperare il video, anzi magari ve lo lascio qua sopra nelle schede, perché ragazzi, fantastici. Quindi sicuramente il sensore del Mavic Mini potrebbe andare in crisi quando andremo contro sole, perché quando il sole è così basso veramente è fastidioso per queste piccole fotocamere, ma anche per quelle più grandi, però queste piccole ovviamente soffrono ancora di più. Quindi ragazzi, direi di non perdere tempo e partiamo in questo piccolo cinematic video semplice per capire quanto è migliorato questo DJI Mini 2 con il nuovo ed ultimo firmware. Decolliamo! Ok ragazzi, il video è finito, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, come avete visto la qualità video della fotocamera, perché secondo me questo drone è sempre una cosa incredibile. Ogni volta che lo uso mi rendo sempre più conto e non mi stanco mai di dire che è una cosa pazzesca. In questo peso fa cose davvero incredibili. Poi magari il DJI ogni tanto sbaglia gli aggiornamenti dei firmware con qualche, diciamo, pecca che va subito a correggere, però ragazzi, qua stiamo parlando di un drone che pesa pochissimo e fa cose incredibili. Quindi ragazzi, se questo piccolo cinematic video in cui vi ho portato sul canale questa prova con l'ultimo firmware di DJI Mini 2 in 4K a 30 fps vi è piaciuto, ragazzi, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, curiosità, voli con i droni FPV, foto, stampe 3D, porto tanta roba, quindi seguitemi su Instagram. Se non l'avete ancora fatto e se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per supportare questo canale, ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao ragazzi, buon volo!